O Padre che hai costituito il tuo unico figlio sommo ed eterno sacerdote, concedi a tutti coloro che hai scelto come suoi ministri e dispensatori dei santi misteri, di essere fedeli e vigilanti nel servizio fino al giorno della sua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Per i figli di Israele
popolo a lui vicino. Cielo e terra sono pieni della tua gloria. Sera sono le letture del giorno
Questa sera che cosa ci viene ricordato? Potrei dire tanto, tre cose. La prima, non basta una semplice religiosità. Dobbiamo credere nella risurrezione di Gesù crocifisso e risorto per noi. Secondo, noi sacerdoti siamo mandati per annunciare questo. E terzo, lo possiamo fare solo se ci riempiamo e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. E questo ce lo dice la parola di Dio. San Paolo va ad Atene e vede che ci sono tante statue e la gente si ferma, ci sono tanti templi che esistono ancora, no? Nell'Atene antica, e dice: cari ateniesi, voi siete molto religiosi, io lo vedo, e anche qui c'è solo la base, non c'è la statua, è scritto al Dio ignoto. Però dico io, chi è questo Dio ignoto? È colui che verrà a giudicarci, è colui che viene a salvarci, è colui che il Padre ha mandato perché dia all'umanità il significato pieno della fede. È quello che stasera San Paolo ci ha ripetuto. La religiosità è grande anche per noi, pensiamo alle feste che si fanno durante, per le processioni, le statue dei santi. Ma oggi con la maggiore insistenza ci viene detto: i santi sono importanti perché ci indicano la via, ma i santi sono ancora più importanti perché hanno imitato Gesù, perché ci portano Gesù. Cristo crocifisso è risorto per la nostra salvezza. E perché questo è importante e fondamentale? Perché quando parliamo della croce e della risurrezione c'è qualcosa che ci mette a disagio, perché a nessuno di noi va di soffrire, no? A nessuno di noi piace, ecco, la croce, ma soprattutto davanti alla morte nessuno tende a credere alla risurrezione. E invece questo è il segreto della nostra fede cristiana. Noi che nasciamo nelle acque del battesimo come figli di Dio, siamo portati, chiamati dall'amore di Dio.